Beh, torniamo un po' indietro nel tempo, nelle tradizioni. Che cosa stai tenendo qua in mano? Sembra più una cassaforte, vero? Esatto. Allora, voglio fare subito una precisazione. L'aceto balsamico non è di moda. Non lo è di Ma moda. nasce, si hanno le prime tracce scritte di questo elisir nel 1051, nelle cronache di Donizone, monaco presso la Pieve di Canossa, dove aveva residenza Matilde, la famosa Matilde di Canossa, la seconda donna, anzi la prima donna sepolta in Vaticano, perché insomma era molto legata alla Chiesa. L'aceto balsamico praticamente racconta Donizone che l'imperatore Enrico III, in viaggio verso Roma per l'incoronazione a imperatore del Sacro Romano Impero, si fermò presso un possedimento a Piacenza e lì, cito le cronache di Donizone, venne a sapere di un aceto fatto così colà perfettissimo e ne volle una misura. Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, e fece costruire una botticella d'argento, quattro botticelle d'argento, e le inviò, come si può vedere in questa epigrafe molto molto stilizzata, su quattro buoi, cioè, su un carro tirato da quattro buoi bianchi presso la corte dell'imperatore a Piacenza. Questo avveniva nel 1051. Questa qui è una bottiglia molto molto rara, ha 57 anni di invecchiamento, l'aceto contenuto all'interno. Sono bottiglie numerate dal consorzio appunto dell'aceto tradizionale, ecco la differenza con quello di Modena, questo è tradizionale di Reggio Emilia ed è praticamente di una acetaia molto rinomata dalle nostre parti, l'acetaia Beghetti, del dottor Beghetti, dove appunto questo aceto qui ha l'età del figlio Andrea, Ha che ora ha 57 anni. 57 anni. L'aceto balsamico nelle nostre terre era una cosa molto molto importante, era una dote. Veniva data alle figlie femmine quando si sposavano. Il nonno, quando in famiglia nasceva una femmina, il nonno, il patriarca della famiglia, dava ordine a un artigiano di costruire una batteria di botti, come si può vedere là sopra, e dove all'interno venivano poi dal nonno stesso messo la prima misura d'aceto. Questo nel corso dei 20 anni successivi, grosso modo, quando la ragazzina arrivava in età da marito, aveva la sua dote fatta di aceto balsamico. Veramente una storia molto molto tradizionale. Ma una domanda, Beppe, ma questo elisir lo aprirai? Certo che lo apriremo per voi più tardi. Lo Ah, troverete, spettacolo! esatto, lo troverete praticamente dopo in un piatto che avremo modo di degustare più tardi. In questi scrigni è contenuto praticamente l'elisir dell'aceto balsamico. Ogni botte che veniva praticamente adoperata è fatta di un'essenza di legno diverso. Questa qui è di rovere, questo è di ciliegio, poi di nuovo la rovere, abbiamo l'acacia, la castagna e infine l'olmo. Cosa succedeva praticamente? Di volta in volta, dalla prima botte venivano levate, ad esempio, 2 litri di aceto, veniva rinfrancato dalla madia. Un altro 2 litri e via discorrendo si passava praticamente in avanti fino ad arrivare in fondo all'ultima dove venivano contenuti 1 litro massimo 2 che diventava una crema. Il parmigiano reggiano è tutto buono, Beppe, però qual è la peculiarità di questo parmigiano? Allora, questo formaggio innanzitutto è un formaggio che viene ottenuto dal latte proveniente da un certo tipo di bovine, la qualità vacca rossa reggiana. La vacca rossa reggiana ha la peculiarità di, a dispetto della Frisona, la bianca e nera olandese, che la bianca e nera olandese fa tra i 40 e i 50 kg di latte al giorno, mentre la vacca rossa
reggiana autoctona fa solamente 18, massimo 20 kg, per cui un formaggio, un latte nettamente più ricco, concentrato, più, esatto, proprio più ricco di nutrienti, più grasso più proprio, grasso. Per cui si ottiene un formaggio di qualità superiore. E poi soprattutto, essendo che la vacca reggiana, la qualità rossa, si può solamente allevare in montagna, ovviamente questo è un parmigiano reggiano di alta montagna. Cosa vuol dire praticamente? Che vi faccio vedere il posto dove viene fatto. Prendi il bastone, perché ti ho chiesto prima cosa serviva. Ecco qua, questo qui praticamente, questo puntino bianco, questa casa bianca, è il caseificio che fa praticamente questo formaggio. E come potete vedere, la zona è a basso impatto antropico, c'è poca gente che vive in questo presenza dell'essere umano. Esatto, perché è all'interno del parco dell'ex Parco del Gigante, attuale parco dell'Appennino Tosco-Emiliano. E come potete notare, come si può chiaramente vedere, lì veramente l'unico inquinamento che vede questo foraggio, quelle bovine, questo latte e questo poi ottenuto questo formaggio, ovviamente è quello del contadino che va a segare l'erba. Vi aspettiamo, ragazzi, ricordatevi che Amarcorde è sinonimo di coccola Emiliano Romagnola nella Baia del Sole, nello splendido teatro della Baia del Sole. Vi aspettiamo numerosi. Alla Igueglia! Grazie a tutti. Ora ti puoi girare, Beppe, perché la ripresa l'abbiamo fatta. Ma che cosa significa? Raccontaci. Allora, nella mia maglia c'è scritto: sei patacca volassero, a te dare da mangiare con la fionda. Cosa vuol dire? Era una frase che diceva sempre mio nonno a me e a mio cugino Raffaele. Siccome che eravamo due terremoti, eravamo sempre in giro a far casino per l'aia del podere, praticamente ci diceva che se i patacca volassero a voi due vi darebbero da mangiare con la fionda, se siete talmente tremendi, talmente che non atterrate neanche, dovrebbero lanciare il cibo perché proprio non avete cognizione di causa. Bello, molto bello, quindi portare anche un pochettino di tradizione familiare. Esatto, quello che vedete in quel quadro là è praticamente il terreno, il luogo dove io sono cresciuto, casa mia, eccolo lì.